ช้านี้นะคะกุ๊กไก่เตรียมส่วนผสมพวกนี้เพื่อเอาไปทำนมเย็นหรือว่านมชมพูนั่นเองนะเพราะว่ามีสาวฝรั่งข้างบ้านมาขอสูตรนะคะเขาไปเห็นจากใน Google มาเขาก็เลยถามว่ามันทำยังไงหรอเขาอยากกินมากเลยกุ๊กไก่ก็เลยจะสอนเขานะเดี๋ยวเช้านี้เขาจะมาเรียนรู้วิธีทำนมเย็นหรือว่านมชมพูนะจะสอนเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะก็เซิร์ช Google เนาะPensa al cellulare, vedi? Ci fa più bella. Meno male. Nì, นะคะ ซาร่า สวัสดีค่ะ ซาร่า เป็นเพื่อนบ้านของพวกเรานะคะ นี่ เอานมมาด้วย เดี๋ยวจะมาสอนซาร่าทำนมเย็นนะคะ Questo è tipo sciroppo. Ok. È di gusto di una frutta, si chiama salà. Ti faccio vedere com'è.Questa frutta, vedi? Io non so se la conosci. La buscia, sì, la buscia è un po' spinosa. Ok. 200 millilitri. Proprio adatto per estate. Ah, infatti, no, io vedevo nelle serie che guardavo l'anno scorso.Che uscivano proprio tipo dai ristoranti o da posti con cosa così, con la cannuccia lo bevevano. Ti faccio annusare. Oh! Non c'è problema, si mette più latte, annosa. È strano? No, va bene. Io mangio tutto, tranne le lenticchie, però mangio tutto. Le lenticchie le odio. Anch'io. Non mi piacciono le lenticchie. Anch'io. Sembra un budino. Molto cremosa, densa. Trova anche a Pistoia. Ah sì, infatti quello l'avevo visto. Sì, ma questo, questo non, no, non sono sicura. Abbiamo comprato da Prato. Sai dove? Mentre porta il serraglio, sì. Dietro della stazione, da parte di niente. Infatti io vado lì, però quello grosso, ora non mi ricordo come si chiamava. Ma supermercato? Sì, che vende tutte le cose cinesi, thailandesi, tutti i cibi, io lo compro lì. Proprio al supermercato, però. Sì, è enorme. Company per caso? Union City, o City Union. Brava! Sì. All'Union. Sì. Union City. Sì. Io lì ci vado a volte. Ah, sei già stata. Sì, compro tutte le cose, quelle piccanti, quelle quadrate. Buonissime. A te ti piacciono? Mi garba tantissimo i ravioli, tutta la carne. Ora assaggio io, perché non voglio fare male. È morta, avvelenata. Buono? Sì. Allora, vabbè, approvato. Prova, prima volta di Sara, quando entra il latte rosa. Buono, sì. Ti piace? Però è buonissimo. È dolce. Adoro. È buonissimo. Mi piace tantissimo. Bene, allora vuoi ancora? Un pochino. Se te ti piace meno dolce, basta aggiungere il latte. Ok. Ma questo è giusto? O preferisci meno dolce? A me piace anche così. Buonissimo, sì. Guarda, guarda. Il latte condensato in fondo. Il corno in mondo, il corno. Questo è proprio l'indirizzo di piccolo supermercatino. Boh, piccanti, io sono il mio amico, hai capito Sara, no? E vai, grazie. Cosa ne hai? Comunque questa via qui è proprio rimane, che poi tu vai alla stazione di là, capito? Che davanti c'è il parcheggio della stazione. È buonissimo, troppo buono. Sarà già magro. Delizioso. Grazie, è veramente buono. Ora te lo sai dove è il negozio? E quel negozio ci sono diversi prodotti che ha
là quel supermercato non ci sono. Infatti, cioè io vedo che c'è tante cose all'Union, però ci sono quelle piccolezze che non le trovi. Invece la quanto ne vuoi? Le salse, le cose, salse di soia, sì, salse di soia da noi ci sono diversi tipi, anche sono più buoni di, non voglio dire di originale, chi com'è? Chi com'è è troppo salato. Io è vero. Anche io l'ho sentita nel sushi quando sono andata al ristorante, ma è salatissimo, si tiene in bocca, veramente. Questo. Vuoi un bicchiere di acqua per lavarti un po' di... No, no, almeno lo sento per tutto il giorno. La stanza con i funghi. I funghi. Buonissimo. Sì. Non lo so se... Troppo china, perché sì, non muoio. Sì. Ma questo è... Prende l'aussi senza mangiarci, se... Sì, ma non è salata come chi com'è. Ah, benissimo che così. Se no muoio. Posso? Sì. Piano piano sulla lingua. Questa è buona. Dopo si sentono i funghi. Sì. Molto buona. Anche questa si trova nello stesso posto. Sì, sì, qua. Quel negozio. Una coppia di cinesi, sono gentilissimi, bravi, perché siamo andati da diversi anni da loro. Ci sono tantissimi prodotti come thailandesi, africani, amore. Sì, sì, cinesi, c'è un po' di più di supermercato. Sei ancora giovane, poi c'è male. È più grande di Vanni, sono alcuni anni, 6 anni, basta, non di più. E sono del 96, ho 28 anni. Vedi? 4 anni solo. 4 anni più di Vanni. Ma come la mia figliola? Ma dov'è? Non c'è? È in Thailandia. Ah, mia salerno. Voglio andare anch'io. Vedevo passare, però quando era più piccola. Sì, esce poco. Quando esce va a studiare, ritorna a casa. Studia tanto lei. Sì, non piace uscire così, uscita poco. Solo alcune volte con amici di Prato. Ah, no, ma anch'io ho 2 amici soli in realtà. Vedo solo loro. Poi vabbè, io sono sempre, quando non lavoro sono a casa al computer. Quindi. Senti, gli amici meglio pochi ma buoni. Sì. No, poi quei due io sto bene, sì, non interessa, i grupponi, io non sono tanto ristando il gruppo. Poi vabbè, le mie colleghe, però stiamo al lavoro, cioè alla fine, a volte si esce, ma poco, ma va bene così, a me garba stare a casa mia, sta bene a casa mia. Davvero? Sì, sta benissimo, col mio computer, non ho bisogno di niente. Proprio di nuova generazione. Sì, io non sono riuscito a ballare, non ballo. Bravo. Bere, non bevo. Come va? Come va? Non ballo, non bevo, non fumo. Io brava. Tranquilli. Che brava ragazza. Mai dù, mai tiao, na ha, mai suburi. Nia, dek samai mai na, suon yai na ha, keun kheung na, suburi, lo ko tiao, lo ko dùm. Sara nia, meun nam wan le na ha, mai dù, mai tiao. So di che lo che, che detto prima, che sei brava ragazza davvero. E io ti vedo quando era ragazzina, quando stai indietro, la scuola, ora lavora. Bene, grazie alla Sara, grazie che oggi a voi. Sei venuta. Bene, e sono contenta che ti piace questa roba nostra. Ah, io adoro, mi piace tantissimo. Ok, ho visto che mi hai chiamato, sawadee. Chi è?